se vogliamo. Lo ringrazio per averci dato la possibilità di riunirci in questa che è una delle più belle piazze del centro storico di San Lucido. In particolare ringrazio l'assessore al turismo che ha dimostrato veramente un singolare interessamento, diverso da quello che furono gli interessamenti degli anni precedenti. Caro ringraziamento al presidente della Proloco, all'associazione dei presenti della Rocca di Cetina e a tutti quanti gli associati delle varie associazioni culturali presenti sul nostro territorio. Volevo salutare in particolar modo gli amici, e vi do veramente un benvenuto, gli amici di Mongiana, provincia di Vibo Valentia, che fanno parte dell'associazione MOMO. Ringrazio chiaramente voi tutti che avete accettato questo invito dalla Tavoletta Letteraria. Stiamo cercando di dare e di fare veramente un grande sforzo, perché la situazione non è semplice. Proporre iniziative di carattere culturale. Letteraria nasce appunto perché è importante per noi custodire quella che è la storia di San Lucido. E non è vero che San Lucido non ha una storia da divulgare. Chi afferma questo probabilmente non è di San Lucido. E quindi uno sforzo a livello turistico anche, perché è una proposta di turismo culturale legata anche a una proposta di turismo gastronomico, perché la condivisione del cibo per noi è una delle più belle partecipazioni a livello culturale. Questo perché secondo noi l'identità storica e culturale di un paese e della sua popolazione passa attraverso quella che è una serie di memorie, nomi, luoghi che da essi non possiamo farne a meno. La serata che abbiamo voluto proporre è una di quelle che rientra nel programma, almeno in questo mese di luglio, che riguardano appunto le storie legate alla San Lucido di un tempo. Abbiamo fatto un incontro con esponenti che fanno ricerca storica, abbiamo proposto una simpatica storia legata a una vicenda vecchia di San Lucido. La prossima settimana, ancora alla Tavernetta Letteraria, abbiamo la presentazione di un altro libro. Questa volta parleremo di una serie di notizie legate al brigantaggio a San Lucido. Detto questo, io voglio presentarvi chi ha accettato di venire qui a San Lucido per dare un contributo fattibile a quella che è questa serata, che ha avuto anche i suoi risvolti un pochettino positivi, negativi nella costituzione, nel farsi. E il mio particolare saluto va a Claudio Saltarelli, che è il presidente dell'Associazione Identità dell'Alta Terra di Lavoro, e con lui abbiamo messo un pochettino su questa serata per presentare il libro dove ci ha messo mano Fernando Ricciardi, che è un giornalista, Riccardi. Riccardi, che è un giornalista storico e autore del saggio introduttivo. Io non posso non farvi conoscere un caro amico che è Pasquale Raffaele De Masi, che è qui con noi, è il presidente dell'associazione MOMO e presenta questo che è l'anno letterario itinerario, dove si parla anche della sua Mongiana. Prego.
Buonasera. Sì, l'associazione Momo nasce 3 anni fa appunto a Mongiana. Io sono Pasquale Raffaele De Masi, in veste di rappresentante di questa associazione. Ci siamo incontrati con Enrico un anno fa e abbiamo pensato di organizzare qualcosa insieme. L'anno letterario nasce quest'anno, diviene itinerante perché in tanti sono gli autori che hanno richiesto di affiancarsi alla nostra associazione, quindi vogliamo portare un po' questo anno nelle piazze dei diversi borghi. Abbiamo iniziato appunto quest'anno con Sallucido. Mongiano, non so se la conoscete, è un piccolo borgo di 700 anime oggi, nel Vibonese, molto legata al Regno delle Due Sicilie, in quanto nel 1771 nasce per volontà di Ferdinando II, dove viene costruita poi a mano a mano intorno alla grande fabbrica delle armi il borgo. Oggi diciamo il borgo vive, inizia a vivere il turismo grazie a questa storia. A breve, ai primi di agosto, verrà inaugurata una zona archeologica, degli scavi archeologici, che viene ritenuta, ma questa vediamo che aspettare la notizia ufficiale, una delle più grandi aree di archeologia industriale in Europa, e un museo che qualcuno già ha visitato delle reali ferriere appunto. Cosa dire, l'anno letterario oggi è alla quinta presentazione. A Mongiana abbiamo presentato tutti i testi narranti diciamo la storia della Calabria, anche dalla diciamo il presente della Calabria, come l'ultimo che è di Giusi Calafati, che presenta il romanzo La terra del ritorno, e quindi ritornare in Calabria un po' per crederci, viverla e farla crescere in qualche modo. Oltre alla nostra storia diciamo gloriosa, pensiamo al presente. Da qua il nome Momò, in dialetto calabrese vuol dire adesso, il presente. Noi viviamo il presente. Certo, riconoscere la storia fa sempre bene, ma non dimenticare che è meglio vivere il presente e concentrarsi più sul presente, questo è un punto di vista personale, che perdere o comunque dedicare troppe energie al pensare al passato e al futuro, sempre focalizzando comunque l'importanza della storia. Niente, quando verrete a Mongiana saremo là ad ospitarvi. L'associazione Momo si trova in piazza San Rocco. Io ripasso la parola ad Enrico. Grazie che ci stai ospitando questo primo diciamo appuntamento itinerante, e grazie agli autori insomma per la presenza. Grazie, buona giornata, buona serata. Grazie a Pasquale e un ringraziamento all'assessore professoressa Gnisci per essere presente a questo evento. Io mi sono riservato per ultimo nella presentazione di Antonio Staffa, c'è poco da presentare, però ci tengo a sottolineare che con Antonio stiamo intraprendendo insieme una serie di iniziative legate all'attività della Tavernetta Letteraria. In particolare stasera ho voluto che fosse qui perché lui, sapete che è un profondo conoscitore della storia di Sallucido e in particolare della figura del Cardinale Ruffo, cui si discuterà questa sera. Ripeto, questa comunque è una presentazione, un libro, non è un dibattito, non è una conferenza. E allora ho ritenuto opportuno far capire agli ospiti quella che è per Sallucido la figura del Cardinale Ruffo, e di questo ce ne parlerà Antonio. Buonasera a tutti gli intervenuti, ai relatori. Io ringrazio la Tavernetta Letteraria che organizza questi eventi, ma soprattutto ringrazio Enrico che ha messo a disposizione ormai da diversi anni uno spazio della sua casa per dedicare alle tradizioni locali, che diciamo è uno stimolo culturale per la nostra Sallucido, e che riesce insomma anche a portare degli amici da fuori, che non è poca cosa. Prima di iniziare, anche per me è doveroso ricordare, lo faccio con piacere, il professore Pellegrino, che è venuto a mancare ieri, che anche nei suoi libri scritti su Sallucido ricorda la figura del cardinale. E mi fa piacere ricordare il professore perché lui, anche con molto garbo e lucidità, come era lui, persona garbata,
pur essendo un militante politico, quindi aveva una sua idea chiara della politica, però esprime giudizi, ripeto, molto garbati sul cardinale Ruffo, e soprattutto ricorda una delle sue celebri frasi, quando gli viene chiesto di intervenire la seconda volta per restituire il regno di Napoli ai Borbone, dice: imprese del genere si fanno solo una volta. Quindi questo qua è il mio pensiero che va al professore. E per noi salucidani, che cos'è il cardinale Ruffo? Innanzitutto, quando si nomina Fabrizio Ruffo, io ho premesso che in questa sede non parlerò della rivoluzione di Napoli, della riconquista del regno, dell'armata sanfedista, perché certamente gli illustri relatori lo faranno, detto, meglio di me in modo approfondito. Ma voglio parlare di due momenti particolari che riguardano Fabrizio Ruffo e San Lucido. In particolare, quando si nomina Fabrizio Ruffo a San Lucido, non si può non ricordare Antonio Manes, nostro illustre concittadino, che nel 1929, anticipando in un certo senso anche Benedetto Croce sulla pubblicazione poi del 43, del 47, e anche ci furono dei giudizi di De Gasperi anche sul Ruffo, grazie anche alla pubblicazione di Antonio Manes, che era stato che fece parte della Consulta Nazionale nel 1945-46, e pubblica nel 29, dicevo, Antonio Manes pubblica Un cardinale condottiero, Fabrizio Ruffo, la Repubblica partenopea. E dicevo, in un certo senso anticipa quelle che sono le lettere del cardinale Ruffo, del re, della regina e del ministro Acton, pubblicate da Benedetto Croce nel 43, ma soprattutto anticipa, se vogliamo, quella che fu la responsabilità acclarata della sanguinosa reazione nel re Ferdinando, in Carolina e in Nelson. E dicevo, Manes fa una disamina attenta di tutti gli avvenimenti con rigore storico e imparzialità, analizzando tutta la documentazione. Lui, che non era certo per estrazione familiare un reazionario, un conservatore, ma un uomo, come si dirà successivamente, anche se oggi il termine è desueto, un uomo di sinistra, che apparteneva, come dicevo, appunto alla Consulta nazionale fra il 45 e il 46, prima delle elezioni del 46, fu avvocato, storico e benefattore. Visse a Roma, però era salucidano, ancora a San Lucio abbiamo il Palazzo Manes. Morì purtroppo nel 50 per un male incurabile, a 60 anni, Ruffo, un uomo di grandi dote. E così scrive Manes, ricordando Ruffo, dice: in una tiepida notte di settembre, in un piccolo paese di Calabria, in riva al mare, nel vecchio castello che in cima alla rupe aveva per tanti secoli spiate le insidie delle vie del mare, a destra, all'angolo del torrione, in quella camera, ai 16 del 1744, era nato Fabrizio Ruffo, della casa di Baranello di Sant'Antimo, da Don Litterio feudatario di San Lucido e da Donna Giustina Colonna. A causa di un tumulto popolare, il piccolo nato dovette raggiungere la fortezza di Gaeta. Da questa poesia che il Manes mette nel descrivere la nascita del Ruffo qua a San Lucido, si evince che in realtà il cardinale, i suoi momenti con San Lucido furono veramente ridotti, diciamo, molto brevi, furono veramente brevi. E anche nella sua avanzata verso la riconquista del regno, in realtà lui non passò neanche per San Lucido, ma affidò questo compito al cavaliere Mazza di Taverna, che riuscì subito a sopire quella poca reazione che c'era stata fra Paola e San Lucido, attaccando per mare e per terra. Ma certo, il fatto che il cardinale Ruffo a San Lucido
c'era solo nato di fatto, anche perché, come poi sicuramente ci diranno i nostri relatori, già lo troviamo a 4 anni dallo zio cardinale, poi nelle braccia di quello che poi sarà Pio VI, insomma tutto quello che ne deriverà da queste influenze. Certo, non si può sottovalutare quella che è la calabresità del cardinale. Egli da calabrese conosceva infatti la psicologia del suo paese e del suo popolo, le miserie e le angherie cui era stato sempre soggetto. Aveva il senso concreto della realtà e la capacità di utilizzare i pochi mezzi esistenti. In mezzo a quel popolo, che per essere del suo stesso paese egli comprendeva, al quale sapeva parlare il linguaggio semplice e schietto della terra comune, tanto da creare in quella gente, in quella che è la nostra gente, semplice e fantasiosa, un'atmosfera di leggenda. Infatti si era finito per credere della sua invulnerabilità. Questo è quello che racconta la leggenda, diciamo che anche questa riconquista fu anche, diciamo, avvantaggiata di questo alone che lui aveva, anche perché vestendo la sacra porpora è chiaro che a quei tempi faceva presa soprattutto nel popolo. I suoi calabresi, come diceva Sacchinelli, che mi correggeranno, doveva essere il suo segretario, mi correggeranno i relatori, lo ritenevano inciarmato, cioè invulnerabile per via di incantesimi. Si intratteneva nel suo dialetto calabrese con i montanari che incontrava lungo il cammino e incoraggiava i soldati alle guapperie. Ed è proprio da Balli che lancia il famoso proclama per la riconquista, e lo proprio inizia dicendo: ai bravi e coraggiosi calabresi. Non vado avanti perché certamente si dirà di più dopo, anche perché in questo proclama contiene quello che erano, diciamo, i sentimenti e le ragioni di questa riconquista annunciata. Però lui proprio si rivolge, conoscendo il suo popolo, diceva: ai bravi e coraggiosi calabresi. Questo era un momento ed era importante ricordare Antonio Manes, anche perché il lavoro della tavernetta letteraria e il lavoro di chi partecipa a queste tavole è anche quello di ricordare. Del resto, la verità dal greco vuol dire non dimenticanza, ed è importante non dimenticare e ricordare determinate cose. Abbiamo iniziato, e ora passiamo al secondo momento importante da ricordare. Abbiamo iniziato con una tiepida notte di settembre, ma è il caso di dire che la notte comincia ancora una volta. Ed allora, come non ricordare il convegno del luglio dell'84 su Fabrizio Ruffo fra storia ed immaginario, voluto per presentare il libro di Peter Nichols, autore inglese che volle scrivere proprio questo libro, questo romanzo molto storico però sul cardinale Ruffo. Dicevo, Fabrizio Ruffo fra storia e immaginario, voluto dall'allora sindaco Giampaolo Provenzano e conclusosi con la pubblicazione degli atti ad opera del sindaco Giovanni Di Buono. E mi fa piacere vedere uno degli assessori di quel tempo, l'ingegnere Aversa, presente, quindi è un ricordo importante per non dimenticare, ma soprattutto realizzato ed organizzato quel convegno da Rino Cosentino. E questa sera siamo in una piazza a lui tanto cara, a lui familiare, e che ospita anche una delle sue opere che le vediamo qua di fronte. E a tal proposito diceva Cosentino: anche la notte del nostro convegno sta per incominciare. Il cardinale Ruffo sembra essere qui con noi con tutta questa sua immagine sotto forma scenografica sparsa qui intorno. Ed è forse davvero lassù, in cima al castello, forse dietro i battenti di qualche balcone, o forse proprio qui, in mezzo a questa piazza. Questa presenza che noi sembra ora di avvertire, vorremmo sia da stimolo, allora, per tentare di costruire questa sera un nuovo e
un diverso sapere per il tempo e per la storia. E credo che queste frasi siano ancora oggi attuali, ed ecco secondo me la motivazione della presenza di noi tutti qua in questa piazza. L'autore del libro Rosso Cardinale, Peter Nichols, invitava a ricercare la verità e non a vedere il cardinale come un mostro o come un santo. Quel convegno aprì molte discussioni sul cardinale Ruffo. Forse io ho letto gli atti anche un po' vetero, diciamo. Io spero che oggi in un convegno, in un dibattito, le visioni siano diverse, perché sono crollati molti muri. Eravamo nell'84 all'epoca, voglio dire, è cambiato il modo di vedere le cose, diciamo, si è ristabilita anche grazie agli studiosi, a molti studiosi, si è ristabilita un po' quella che è la verità. Però Peter Nichols invitava proprio a fare questa operazione storica, questa veramente di andare ad analizzare quelli che erano i momenti della storia e non a vedere, quindi dare un'etichetta secondo da quale fazione si doveva essere. Quel convegno aprì la discussione sul cardinale Ruffo, e se oggi la notte comincia ancora una volta, vuol dire che la discussione è ancora aperta e che il dibattito non finirà. E io spero che questa sera ancora la notte cominci ancora una volta per analizzare, approfondire quella che è anche la storia di un nostro concittadino calabrese e salucitano. Io non ho espresso giudizi di valore, anche perché il mio primo impatto con Ruffo è stato proprio il libro di Antonio Manes, scritto molto bene, veramente con giudizi molto lucidi. Però affido così una riflessione a me stesso, perché ho sempre pensato questo durante questi anni, pensando al Ruffo che tutto sommato a quel tempo si dovette scontrare anche con Nelson, Orazio Nelson, ammiraglio di Sua Maestà Britannica, che a Londra, a Trafalgar Square, c'è una stele con l'ammiraglio Nelson. Noi non abbiamo né una stele per Ruffo, ma neanche per i martiri di Piazza Mercato. Grazie. Passo la parola a Claudio Saltarelli, presidente dell'associazione identitaria Alta Terra del Lavoro. Grazie. Posso fare a meno anche del microfono. Prima di iniziare volevo fare un omaggio a Enrico Sarli, perché nulla di eccezionale, però siccome vedo che si respira di cultura, di sensibilità culturale, perché poi la parola cultura viene abusata da tutte le parti, ma cultura vera veramente in giro se ne fa poco, ma di sensibilità culturale ce n'è tanta, cominciata da me, da te, e quindi in maniera molto umile, tipo, questo è l'ultimo, non è il vostro territorio, però questo è l'ultimo censimento della terra di lavoro 1850 del Regno di Napoli, regno del 2 Sicilia. Molto particolare, è materia di studio, qua sarebbe bello andare a recuperare tutte le province del regno, che vennero fatte tutte in questo modo, per addirittura popolazioni, per università, a quei tempi si chiamava già comuni, frazioni, addirittura numero di diocesi, di dogane, c'è tutto. Quindi questa è una mappa che, se vuoi appendere, a noi ci rende veramente, ma è anche, molti la stanno portando nelle scuole, perché è una materia di studio importante, soprattutto per i ragazzi, per come viene fatta. Quindi anche io ero indeciso, però ho detto, ma se si fa cultura è anche questa, e quindi con molta umiltà, questa me l'ha data Ferdinando Corradini, un vecchio storico identitario come noi, e ovunque andiamo a fare convegni, soprattutto dalla nostra parte, ma anche in tutta Italia, la consegniamo con vero piacere. Quindi grazie, e questo è un piacere veramente enorme, ma è a disposizione e sarà messo a disposizione di tutti i salucitari. Fate voi, fate come vi pare, questo è veramente da studiare, per chi fa topografia, per chi veniva fatti i censimenti. Poi voi potete anche vedere che è molto piccolo, scritto molto piccolo, però basta avere si capisce tutto con una chiarezza, con una capacità di sintesi. La sintesi, noi siamo figli della Magna Grecia, noi di chiacchiere ne facciamo poche, poi risponderò pure a Pasquale di questo. Noi, è anche lo stesso libro, tre parole facciamo un trattato di filosofia, e qui viene rispettato. Grazie, io ti ringrazio, questo è stato il mio
ringraziare tutti voi per come ci state accogliendo, con quale e con quale spirito che è tipico della nostra terra. Allora, io sono Carlo Saltarelli, presidente dell'Associazione Identità di Alta Italia di Lavoro. È inutile che ci giriamo intorno, noi siamo legati fortemente alla storia del nostro regno, della nostra Magna Grecia, dei Ducati. Non siamo neutrali, ma siamo imparziali. E lo sforzo che stiamo facendo, lo facciamo convegni in tutta Italia, parlando di brigantaggio soprattutto, di regno e del 1799. E adesso abbiamo cominciato anche a pubblicare dei testi particolari, ma non per... non siamo casa editrice, infatti lasciamo il titolatore l'autore, ma facciamo pochi testi per poter accompagnare i nostri convegni, eventi e lasciare una testimonianza. Quindi, quando mi è stato detto da Pasquale, che ringrazio perché Pasquale Masi, insieme a Luisa Matera, ha permesso che noi fossimo qui, e quindi lui ad Enrico Sarli, di fare a San Lucido, mi ha detto: Fernando, andiamo a presentare Ruffo, dove è nato, qualcosa per noi di estremamente emozionante. Saluto anche Angelo Ciambi, non posso conoscere tutti, quindi mi spiace se non do saluto a tutti, però abbraccio tutti in maniera molto calorosa. Ha detto: dobbiamo andare a San Lucido. Fernando ha detto: allora, come possiamo non andare? Prima io, lui è uno, lo sentirete parlare, e quindi poi capirete di che spessore ha nel suo modo di relazionarsi e soprattutto di fare ricerca. Io però voglio un attimo fare due o tre, mettere delle piccole puntualizzazioni, perché c'è molto ancora da approfondire e da studiare. Noi non siamo di estrazione crociana dal punto di vista della storia, ma siamo di estrazione Giovan Battista Vico, quindi ci segniamo molto più vicino al Vico che a Benedetto Croce. E quindi molte volte che cosa si fa? Noi non cerchiamo di guardare la storia con gli occhi attuali, ma cerchiamo di guardarla calandoci nella realtà dell'epoca, che è molto molto importante, perché analizzata con gli occhi attuali è semplice, invece è difficile calarsi nella realtà. E noi questo lo cerchiamo di fare, ed è uno sforzo molto molto complicato e difficile, perché poi ti vai a scontrare che sei contaminato dalla contemporaneità e quindi spesso tu non fai la giusta analisi. Come per esempio Regno di Napoli, vado in giro, San Lucio, chiamo di giro per il Regno, vado a Matera con la bandiera mia sempre, vado ovunque, nessuno sapeva che qui siamo stati per 8 secoli il Regno di Napoli, Napoli capitale. Può anche non piacere, ma comunque c'è stato. Ed è qualcosa che veramente non mi spiego. Nessuno sa che il re di Napoli è il re di Gerusalemme, custode del Santo Sepolcro. Ancora oggi il re di Napoli, col mandato dell'ordine costantiniano, è il re di Gerusalemme e custode del Santo Sepolcro. E ogni anno da Napoli, ogni gennaio, vengono raccolte da case giudizie nobili aristocratiche somme per sostenere i francescani che custodiscono il Santo Sepolcro. La questione è chiesa. Diceva Sarli l'altra volta, andando per telefono, la chiesa, sai, uomo di chiesa non doveva fare quello. Noi non siamo, il Concilio Vaticano II nasce negli anni 60. Prima era una chiesa col potere temporale, col potere temporale che aveva la responsabilità di gestire la geopolitica, ed era il fulcro principale. La geopolitica si è difesa sia con la fede ma anche con la spada. Se no dovremmo cancellare Giovanna d'Arco, dovremmo cancellare le Crociate, dovremmo cancellare i martiri di Otranto, dovremmo cancellare Lepanto, dovremmo cancellare tutto. E non è così. Dovremmo cancellare il Cristeros. Fino negli anni 20 i Cristeros messicani hanno fatto la guerra al nuovo che avanzava, guarda caso anche lì tricolore, sono morti combattendo preti, cardinali, vescovi. A ottobre scorso un martire di quelli dei Cristeros è stato fatto santo. Cioè, qualcosa. Oppure non dovremmo nemmeno dimenticare i martiri di... Mi dispiace che oggi non abbiamo poter far vedere dei video che da noi in Alta Italia di Lavoro ha subito delle carneficine nel 1799. A breve diventeranno santi 6 martiri ammazzati dai giacobini francesi nella chiesa di Casamari, Cistercenza. Fra poco diventeranno santi. Quindi il cardinale Ruffo non ha fatto altro che fare la guerra che gli serviva. Poi perché serviva in quel modo difendere con la spada la fede e quindi il regno di Napoli. Poi il giorno poi parlava Fernando, il giorno dopo la fine della battaglia, lui con Vexilla Regis che sta. Chi va a Napoli, andate vicino al porto, c'è ancora la Guglia, dove ci sta scritto tutto quello che ha fatto scrivere Cardinale Ruffo, che il giorno dopo, quando si spara l'ultima pallottola, perdono per tutti. Quindi qui. Poi nasce il Concilio Vaticano II, e allora è un'altra chiesa, un'altra forma di fare fede da parte della Chiesa, e quindi non si può andare a giudicare un personaggio di quell'epoca se non ci caliamo in quella realtà.
Poi, se oggi noi ci inorridiamo a vedere gli ISIS che decapitano le teste da tutte le parti, immaginiamo a quel tempo che tagliavano teste al re e tagliavano teste a chiunque, che clima ci potesse essere, e non vedo in quale modo si poteva poter riconquistare il regno e fermare un'orda barbarica di quel tipo che aveva la divisa, ma non si vedeva dai tempi dei Saraceni, dai tempi di cui la Calabria era vittima. Infatti il regno lo chiamavano 400 torri, perché? Perché c'erano 400 torri che dovevano vigilare da chi arrivava dal mare. Nelson, e qui si parla di Nelson, poi si fa gli studi soprattutto sugli inglesi, che a noi non ci hanno amato molto e sono stati quelli che hanno costruito, ci hanno messo due secoli per distruggerci, alla fine ci hanno fatto. Ma Nelson, a Trafalgar Square c'è solo la statua, ma la piazza non l'hanno intitolata a Nelson, sapete perché? Perché gli inglesi si sono legati al dito il modo che ha usato nel giustiziare l'ammiraglio Caracciolo, non rispettando un ammiraglio in quel modo. E allora, pur riconoscendo il fatto che ha vinto contro Napoleone, non gli hanno dato l'onore di dedicargli una piazza. Perché? Perché non ha rispettato il codice d'onore cavalleresco nel giustiziare Caracciolo. Quindi quando io devo andare a sentire quello che mi dicono personaggi che hanno fatto quasi dei capricci per poter fare la propria storia, io ho i miei sospetti e i miei dubbi. E poi, prima di passare a Fernando Riccardi del libro, è verissimo che bisogna pensare al presente. Però questo presente, caro Pasquale, se noi non ci togliamo questo vestito lombrosiano che ci hanno messo addosso, non lo potrai mai fare. Perché fino a quando in Italia c'è un museo dedicato a Cesare Lombroso, che ha anticipato la razza inferiore, perché essendo una razza inferiore loro, subendo un complesso di inferiorità, ci hanno detto che siamo razza inferiore, quando invece siamo tutti il contrario. Vico parlava della boria delle nazioni e della boria dei dotti, che noi non abbiamo mai fatto perché siamo il centro del pensiero meridiano. E io come faccio a pensare al presente se ancora c'è un museo del genere, dove i calabresi sono lì come teste? Cioè, quando vedo Ruffo, qualcuno ci dice che in Calabria, come in tutto il regno, erano sottosviluppati della nostra forma cranica, e poi studio Ruffo, che è stato un qualcosa di incredibile, di eccezionale, di intelligenza superiore. E io il presente non lo posso vivere se non mi tolgo questo vestito lombrosiano. E il grande Zitara, un vostro conterraneo che nel 71 aveva scritto quello che sarebbe accaduto oggi, ci definisce una colonia di una subnazione. Potrei dirti delle banche, dell'economia, potrei dirti di tutto. Quindi il presente è importante, ma se non capiamo da dove veniamo, non sappiamo come poterci confrontare con quelli che tutti i giorni ci dicono che noi siamo stati sfortunati. Guardate che io nel mio comune non ho votato facendomi annullare la scheda, giustificando in questo modo. Non posso votare nel mio comune in cui c'era stata una strada intitolata a Cesare Lombroso, che sembra una banalità, ma è una cosa enorme. Chiudo parlando brevemente del libro, e poi passo la parola a Fernando Riccardi, perché avrete la possibilità di ascoltare una persona, non dico come Ruffo, ma diciamo della stessa gente. Noi abbiamo pensato di fare la copia anastatica perché quello è già stato fatto nel testo. Come una statica, perché? Perché è un modo per poter entrare nell'epoca, cioè quando leggete, chi deciderà di prendere quel libro non lo leggerà in maniera distaccata, ma entrerà nel periodo, perché anche gli errori fatti in copia una statica. Poi sono due libri in uno, perché Fernando Riccardi ci ha dedicato 65 pagine di introduzione, quindi sono due libri, e che noi, anche se prezzato 20, venderemo a 20 euro chi vorrà fare, che poi finanzieremo dei prossimi libri, perché sarà il primo di una collana nel 1799, ed è molto particolare. Fernando Riccardi è uno dei più grossi esperti di brigandaggio posto in Italia, se non internazionale. È uno che gira gli archivi da più di 30 anni, un grossissimo esperto nel 1799, soprattutto dell'arte della di lavoro, e per noi è un onore che ci appariamo della sua consulenza, perché è anche un lusso, anche un orgoglio poterlo avere come nostro consulente storico, perché, come dico sempre, non soltanto scrive in maniera divina, ma lui pensa in napoletano e scrive in italiano, e quindi ha dedicato questo saggio introduttivo a questo testo, e a cui passo la parola. Parlo pure io senza microfono, tanto si sente, no? Quindi non abbiamo problemi. La voce metallica è sempre qualcosa che dà fastidio. Innanzitutto, non credete alle parole che dice Claudio, perché fateci la tara, circa il 70%. Essere buono.
però ho molto apprezzato l'intervento di chi vi ha preceduto e soprattutto pensavo al fatto della sera, no? Di questa poetica, di questa incipit poetica. Ed è un grosso piacere da un lato, ma un'altrettanto grossa responsabilità dall'altro, venire qui in questa splendida piazzetta, complimenti anche per il modo come la tenete, come la vedete, bella pulita, bella attrezzata, bella organizzata. Nell'84 mi pare stato l'ultimo che vedi che si è fatto qui sul Cardinale Ruffo. Quindi sono passati 23 anni, se faccio... No, 33 anni. Qualcosa 33. Di più, 33, mi era sfuggito un decennio, quindi 33 anni. E da un lato è una cosa che mi stupisce, onestamente, questo lo devo dire da persona che gira un po' tutta Italia, soprattutto l'Italia meridionale, perché... Chiedo scusa, era presente allora anche Gerardo Marotta. Il presidente degli... venuto a bancare da qualche tempo, quindi, sì. Un po' mi stupisce, dicevo, lo dico senza polemiche, perché 33 anni sono una vita, in cui credo che il paese come San Lucido, che ha dato i Natali, ha contato personaggi in cui si può essere ammiratore o denigratore a seconda del... Però far trascorrere così tanto tempo e avere anche una responsabilità grossa dopo 33 anni di venire qui è una cosa che, diciamo, fa tremare un po' le vene ai polsi. Però noi cercheremo di essere un po' più asettici, dice bene Claudio, noi non siamo, cerchiamo di essere più corretti possibile. Innanzitutto parto da una considerazione. C'è un proverbio latino che tutti quanti conoscono, Demo profeta in patria, no? Questa non è la cosa che è successo a San Lucido. Io vengo dal paese natale con grande San Tommaso d'Aquino, io sono di Rocca Secca, in provincia di Frosinone, e una statua a San Tommaso d'Aquino è stata fatta 10 anni fa. San Tommaso d'Aquino è morto nel 1974, quante notti sono passate, no? Voglio dire, per cui non c'è da meravigliarsi più di tanto. Chi è Ruffo? È difficile dirlo, chi è Ruffo. Sicuramente un uomo straordinario, che ha compiuto un'impresa straordinaria, che questo va detto, insomma, va detto a tutta delle partigianerie, delle faziosità. Ma dove sta la straordinarietà dell'impresa del Ruffo? Non è tanto quella di aver preso la spada, come diceva Claudio, era forse l'unico mezzo possibile per riconquistare il Ruffo. È l'intuizione che ne fa un uomo straordinario. Perché quando il re è costretto, e la corte, il re è costretto a rifugiarsi in Sicilia, dall'incalzare degli eventi, diceva l'amico con cui scambiamo due parole, in quella occasione Ferdinando IV, lo farà anche in seguito, onestamente, non brilla, diciamo, per coraggio, ma ancora di più non brilla per coraggio l'esercito borbonico, perché in queste circostanze, quindi 1799, 1806, e ancora di più, purtroppo, nel 1860 l'esercito borbonico si scioglie come un ghiacciolo, come le vanzoni. Vanno in Sicilia nel 1799 e qui che cosa fanno? Pensano a consolidare le coste siciliane, perché prima o poi arrivano i giacobini. Quindi prima o poi avranno occupato l'Italia meridionale, arriveranno in Calabria, verranno sicuramente da noi dobbiamo essere preparati a respingere. E qui viene fuori Ruffo, il quale è l'intuizione geniale. L'intuizione geniale di Ruffo è stata proprio questa. Dice, ma perché difenderci? La migliore difesa è l'attacco, attacchiamo. Quindi quando lui propone alla corte reggia questo nuovo piano, viene preso quasi per pazzo. Perché la prima domanda che gli si fa è la seguente, dice, sì, ma con quale esercito? E allora lui risponde, citando il favore, lo farò io l'esercito, strada facendo, cominciando dai miei fedeli calabresi. Questo dice Ruffo. Il progetto viene accolto con grande scetticismo. Non c'era un esercito, non c'erano soldi, anzi lui va a Messina per prendere soldi e contingenti militari, non trova nell'uno nell'altro. Questo Pedro Pasi lo dice con molta chiarezza. Viene in Calabria e comincia a raccogliere gente.
chiaramente sfruttando il suo prestigio, sfruttando il prestigio della famiglia, sfruttando la parte, e poi compie questa impresa. Questa impresa che sarà corrodata da difficoltà, soprattutto difficoltà di carattere logistico, che non era un vero e proprio esercito, ma era un esercito che veniva composto strada facendo, quindi dopo aver affrontato tante difficoltà riesce anche a superare qualche momento critico. L'opposizione dei Giacobini era ormai molto blanda, perché l'armata austro-russa di Suvarov nell'Italia settentrionale era passata al contrattacco, aveva sconfitto Napoleone, avevano bisogno dei contingenti transalpini sopra, ed ecco che questi Giacobini pian piano si incamminano verso Roma e verso il nord Italia. Ciononostante, lui compie un'impresa eccezionale. Ma dove sta l'eccezionale dato l'impresa? Non è dal punto di vista militare, e sembrava una cosa strana, non è dal punto di vista militare l'eccezionalità dell'impresa in cambiamento. È dell'intuizione, primo, di passare al contrattacco, il secondo, dei simboli da notare. Perché lui che cosa fa? Ecco quell'aura un po' di misticismo, di soprannaturale, l'ingiarmatore, quello di cui parlavi tu prima. Lui che cosa capisce? Cioè, qual è il simbolo dei Giacobini? Qual era? L'albero della libertà. Sotto l'albero della libertà ci si sposava, sotto l'albero della libertà si battezzava, si faceva festa, si ballava, si cantava. Era un simbolo pagano. Bisogna contrapporre un simbolo che è altrettanto simbolo, scusate la ripetizione, ma di segno opposto. E qual è? La croce. Tant'è vero che erroneamente nei testi, anche storici quotati, chiamano l'armata del cardinale Ruffo l'armata San Felice. Ci può stare, perché poi la Santa Fede viene, col termine di Santa Fede, viene designato quel movimento che portò poi alla conquista del regno, ma è sbagliata dal punto di vista storico. L'armata si chiamava Reale Cristiano. Il cardinale Ruffo mette in piedi un'armata che si chiama Reale Cristiano. Questi due termini che io vi esorto a soffermare la vostra attenzione. Reale perché? Perché si riconosceva nel suo legittimo re Ferdinando IV di Borbone il sovrano a cui doveva essere consegnato il re. Guardate, ci sono delle biografie anche recenti sul cardinale Ruffo che adombrano un tentativo di come se il cardinale Ruffo volesse fare un'impresa Cicero pro domo sua, perché voleva magari sostituire, scalzare. Non è così, ci sono delle lettere, e io vi invito a leggere questo carteggio, in cui ogni minima azione